Ciao Panda Ones! Questo weekend siamo a fare una gita in Austria, ma abbiamo una sorpresa per voi. Ebbene sì ragazzi, ci siamo comprati la Model 3 Performance, 350 kW da 0 a 100 in 3 secondi e 2, e abbiamo deciso, per farvela vedere al meglio, di venire a provarla sul Grossglockner. Seguiteci in questa avventura, spero che vi piacerà. Questa strada dovrebbe essere una delle più belle d'Europa, con Jarvis sarà sicuramente un'esperienza indimenticabile. Andiamo! Il bello è che mi mette sempre il profilo della F. Che ti dico, ti schiaccio. Ok, prima cosa cintura di sicurezza. Mi raccomando, non dimenticate le cinture di sicurezza, molto importanti, anche perché sennò inizio a frenare tutto. Prima cosa da fare è, schiacciando il freno, ci si aggiusta sul proprio profilo, che si vede qua. Quindi il profilo della M e il profilo della F. Dopodiché c'è questa bellissima levetta. Spingendola in su si mette alla retro. Come vedete c'è la telecamera posteriore. Mettiamo. Mettiamo in drive. Ecco qua l'animazione che va in drive. E possiamo partire. Senza fare rumore. Mettiamo la freccia. Ora il pezzo forte. Due volte giù la leva di destra e si inserisce l'autopilot. Windows wide, the curtains fly to catch the evening breeze. Without you here to keep me warm, believe I'd rather freeze. Believe I'd rather freeze. And how long can we walk that line between the sea and sand? How long can we bide our time for dreams we never planned? For dreams we never planned. When the sky said the wintertime is coming on, and you cry to see a shadow babe is growing long across the lawn. Another song. It's Tuesday night, it's 3 a.m. I ought to be asleep. If only I could tell you all about the dreams I keep. Or about the dreams I keep. I wake up every morning and wasted all the day. I'd turn it all around if I could only hear you say that you were here to stay. When the sky said the winter time is coming on, and you cry to see a shadow across the line, another song. Ooh. Ooh.
E finalmente siamo in cima, benvenuti al Grossglockner. Quello là è il Grossglockner, è tutto intorno, cioè, montagne 360 gradi. Intanto di rifugio dove mangiare la soup. I knödel. E per non farci mancare nulla, la bandiera austriaca sventolante imperiosa. Allora, qui siamo sul... quella lì è la montagna del Grossglockner e noi siamo appena saliti dalla parte di Salisburgo del passo del Grossglockner, che faremo tra un po', è un po' più avanti. Questo è il punto più alto, quello più panoramico, che si chiama Edelweiss. La strada è una strada privata che si estende per 47 km, 36 tornanti e 2500 metri di altitudine. Va dalla regione di Salisburgo, da cui noi siamo saliti, fino alla regione della Carinzia, dove scenderemo per poi proseguire verso Linz e entrare in Italia e andare a dormire questa sera a San Candido. La strada è molto bella, è una delle più panoramiche del mondo e c'è chi dice che sia la più bella del mondo. Andiamo a vederla insieme e appena siamo in cima ci mangiamo una buona soup all'austriaca. A dopo! Ciao F, cosa mangi? Knödel. Buono il knödel. No, perché è bello il passo e la Carinzia e il Salisburgo, i tornanti, però tutto questo passo ci mette fame, giusto? Considerato che non stavamo mangiando io da ieri sera. Ah no, ho mangiato una goccia. E quindi siamo venuti al rifugio Edelweiss Hut e ci mangiamo i knödel. Consigli? Allora, secondo me i nostri follower... Non vedo, ma consiglio. Non vedi niente perché lo so dire, ti faccio anche ombra. Troppo sole. Pronti? Vai. 3, 2, 1. Le parolacce.